Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie di oggi. Montecchio Maggiore, focolaio di febbre e dengue in una famiglia. Stanno tutti bene. Il laboratorio di microbiologia di Padova ha segnalato un caso di dengue in una paziente di 54 anni residente a Montecchio Maggiore. A seguito di indagini microbiologiche si è definito che si tratta di un caso autoctono di febbre, in quanto il malato non ha effettuato viaggi di recente all'estero, ma l'infezione è stata trasmessa dalla zanzara tigre, che è appunto una famiglia rientrata a fine luglio dall'Indonesia. In data odierna è stato confermato essere il caso indice. Barbarano Mossano, ubriaco, insulta agli agenti, denunciato per oltraggio e porto abusivo d'arma. I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina stanotte hanno denunciato per i reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma un 41enne residente a Barbarano Mossano. Malo, auto sbanda all'improvviso, esce di strada, grave un 24enne, forse colto da malore. Codice rosso, ieri in seguito all'uscita di strada di un'auto con a bordo un ragazzo di 24 anni a casa di Malo. Il giovane stava percorrendo la provinciale 114, direzione San Vito di Leguzzano, quando qualcosa gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. Erano le 16:30 in un tratto di semicurva. Giuliano, stazionario, il 15enne è saltato dal ponte sul lastico, guarirà dopo il volo e le fratture. Il minorenne, soccorso lunedì sera sul letto del torrente, ha trascorso le prime 48 ore in ospedale in terapia intensiva, è stato operato per ricomporre alcune fratture agli arti, dovrà affrontare una lunga riabilitazione. Gollo del Cengio, tamponamento a catena di quattro auto, si salva solo quella in testa, due ferite. Il conducente di un veicolo probabilmente distratto, ieri alle 17 ha centrato in pieno il quarto veicolo in sosta temporanea in mezzo alla carreggiata, provocando l'effetto domino. Solo l'auto in testa alla fila, impegnata nella svolta a sinistra, non è stata danneggiata. La serie di urti ha costretto due donne a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sant'Orso, si stacca una presa di roccia, arrampicatore cade per 4 metri. Il giovane scalatore svedese si stava allenando su un passaggio di roccia quando ha ceduto all'improvviso il masso su cui si stava tenendo e è caduto al suolo sbattendo la schiena. Si trova ricoverato da ieri sera in ospedale a Sant'Orso, accolto in stato confusionale per il forte trauma. Arzignano, nuovi infissi da 200.000 euro per tre edifici, scuola media, asilo e centro di Pugnello. Lavori al via a breve, attingendo per oltre due terzi dell'intero importo ai finanziamenti messi a disposizione a livello nazionale. Un fondo costituito per costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, innovazione degli edifici destinati all'uso scolastico. Previsioni meteo 28-30 agosto. L'attuale circolazione anticiclonica sta cessando da venerdì. Il Veneto sarà interessato da una depressione in avvicinamento da nord-ovest, tale da sancire un vero e proprio cambio di stagione, puntualmente in corrispondenza della fine dell'estate e inizio dell'autunno dal punto di vista meteo, attese precipitazioni specie nel fine settimana. Pagina dell'Eco Nazionale dall'estero, strage di Christchurch, condannato all'ergastolo il killer, 51 le vittime dell'attacco terroristico. È stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale Brenton Tarrant, il 29enne australiano che a marzo 2019 uccise 51 persone e ne ferì 40 in due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda durante la preghiera del venerdì. Approvato il documento con le linee guida per la riapertura delle scuole, la conferenza delle regioni ha dato il via libera al documento con le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid nelle scuole e i servizi educativi dell'infanzia, con l'eccezione di una modifica.
Lavoro, effetto Covid, meno 43% di assunzioni nei primi 5 mesi 2020. Gli effetti del coronavirus si abbattono inevitabilmente sul mercato del lavoro. A mostrarlo i dati INPS relativi alle assunzioni che nei primi 5 mesi dell'anno registrano un crollo del 43%. NBA, i Bucks boicottano gara 5 per il caso Blake, saltano i playoff, si fermano anche baseball, calcio e tennis. Lo sport USA incrocia le braccia in segno di protesta a riaccendere le contestazioni contro le violenze della polizia negli Stati Uniti a 3 mesi dalla morte di Floyd. Il caso Blake, giovane cittadino afroamericano, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito alla schiena 7 volte dal proiettile delle forze dell'ordine nel Wisconsin. Per il momento è veramente tutto, grazie dell'attenzione.